volontari della misericordia e mettere a rischio la sua salute, la sua incolumità, e nello stesso tempo si sente ancora più portato a fare per gli altri in questo momento in cui nessuno te lo chiede, però si vede le difficoltà che ci sono. Sono loro in prima linea ogni giorno in questa fase di emergenza coronavirus, le associazioni di volontariato, ma non solo. Ci sono infatti anche le forze dell'ordine, le istituzioni e le RSA ed è proprio a loro che sono state così donate mascherine, guanti e visiere. Insomma, un'altra importante donazione ad Arezzo. È il momento in cui dobbiamo non perdere la concentrazione sulla separazione. La separazione avviene principalmente rimanendo a casa, ma chi deve uscire si deve dotare di una mascherina. E a questi è andata una donazione di 10.000 mascherine di un anonimo donatore che però fa riferimento al comandante Gianni che ce le ha fatte avere, ma per conto di un anonimo donatore. Insieme a questi abbiamo dato stamani mattina anche le visiere che sono state donate dai farmaci, dai medici odontoiatri di Arezzo. Io devo ringraziare tutti i miei volontari, ma tutti i volontari veramente del sanitario, perché stiamo facendo veramente qualcosa di importante. Anche i volontari, non si sono, a parte qualcuno che aveva i genitori un pochino anziani, nessuno si è tirato indietro. I dispositivi di protezione individuale sono stati consegnati direttamente nelle mani dei rappresentanti delle realtà interessate. Erano necessari questi Assolutamente, con i rapporti che abbiamo in giro con i cittadini, noi e tutte le forze dell'ordine, volontari, vigili del fuoco, sono elementi sostanziali importantissimi. Ringraziamo tutti quelli che si danno da fare per poter reperire questi materiali che, lo sappiamo, anche per i cittadini e per le famiglie sono fondamentali. La questura ha organizzato insieme agli altri reparti, le altre articolazioni e le specialità della polizia dei servizi quotidiani sull'arco di tutta la giornata, anche per controllare le persone che circolano, se sono titolate o meno a farlo. E quindi l'uso di questi dispositivi per noi è quotidiano e ci fa veramente comodo avere questi dispositivi di protezione. Siamo impegnati anche noi, come tutte le altre forze dell'ordine. E quindi abbiamo bisogno di protezione perché siamo comunque i primi che siamo, insomma, esposti a rischio, diciamo. Andare a fare degli interventi è anche il più semplice, con un po' di timore, ecco, perché non sai mai dietro la porta quello che c'è. Dunque, già si fa degli interventi che comunque sia non si sa mai quello che c'è nascosto dietro. Oggi c'è una paura in più. Non si lavora mai tranquilli perché non sai mai cosa può succedere, quindi si cerca di mantenere tutte le indicazioni che ci arrivano dall'amministrazione, garantendo il più possibile la sicurezza sanitaria.